Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre qui con questa nuova rubrica degli appunti di viaggio che state particolarmente apprezzando. I video saranno comunque saltuari perché comunque sia vorrei dare comunque la precedenza ad altri video, magari a quelli dei viaggi che farò in futuro, ma in ogni caso cercherò di portarla avanti con almeno uno, massimo due video al mese, in modo tale da dargli un pochino di continuità. Questo video nasce dal fatto che mi è capitato spesso di incappare in certe trappole per turisti durante i miei viaggi, quindi ho pensato che era il caso di farvi questa lista in modo tale da mettervi in guardia e magari stimolarvi a stare attenti anche ai più piccoli dettagli quando si prenota un viaggio. Quindi cominciamo subito con i 9 errori che possono rovinare un viaggio. Al numero 1, non prenotare una coincidenza, soprattutto con gli aerei, in cui non si ha un lasso di tempo molto lungo, di almeno un'ora e mezza, due anche. Questo è dovuto soprattutto al fatto che ci potrebbero essere dei ritardi con il primo aereo e anche al fatto che i vostri bagagli potrebbero rimanere a metà strada rispetto alla vostra destinazione, quindi non ci sarebbe abbastanza tempo per poter scaricare i vostri bagagli e ricaricarli sull'altro aereo, quindi rimarreste senza valigie per qualche giorno e non è mai consigliabile, soprattutto all'inizio della vostra vacanza. Al numero 2 troviamo non rinnovare il passaporto con un po' di anticipo. Calcolate che ci vogliono alcune settimane per rinnovare il passaporto, quindi è sempre bene controllare quando scade e in caso appunto provvedere al rinnovo con largo anticipo in modo tale da non avere problemi di burocrazia. E anche per farlo, ovviamente, se avete in programma il vostro primo viaggio all'estero, fuori dall'Europa e non avete il passaporto, anche per fare il passaporto vi dico che ci vogliono alcune settimane, quindi è sempre meglio prendersi largamente in anticipo. In più vi dico di controllare sempre se siete soprattutto dei viaggiatori abituali, quindi usate spesso il passaporto, controllate sempre di avere almeno una o due pagine completamente libere dai timbri. Infatti in alcuni paesi, come per esempio il Sudafrica, vi viene richiesta almeno una pagina libera per poter mettere il timbro di entrata, altrimenti rimanete fermi in dogana e non vi lasciano entrare in Sudafrica. Quindi sarebbe decisamente una bruttissima esperienza questa, da evitare assolutamente. Al numero 3 vi dico di non sottovalutare l'ubicazione del vostro hotel rispetto alle attrazioni o in genere rispetto al centro città. A parità di spesa è sempre meglio prendere un hotel magari un pochino meno lussuoso, con qualche comfort in meno, ma più vicino al centro, altrimenti rischieremo di sì, avere un super hotel, ma di spendere molti soldi in più per gli spostamenti e perdere anche tempo in questi spostamenti che potremmo dedicare a visitare la città e quindi a vedere un maggior numero di attrazioni. Al numero 4, non cercate di fare troppe cose in un unico viaggio. Va bene sì cercare di fare il più possibile, ma senza perdere di vista il fatto che ci vuole comunque un po' di calma, quindi anche se in una città non vedete proprio tutto quello che c'è da vedere, non è così grave. Basta prendersela un pochino con calma. Ogni tanto è anche bello fermarsi, magari farsi semplicemente una passeggiata al parco invece di attraversarlo di corsa per andare all'attrazione successiva, quindi godersi un pochino di più la città e l'atmosfera della città è sempre una bella cosa. Diciamo che è sempre anche bello lasciare qualcosa indietro come attrazioni per magari tornarci, quindi avere una scusa in più per tornare a visitare quella città se appunto ci è piaciuta. Numero 5, non essere onesti con se stessi e con gli altri rispetto alle cose che ci piacciono fare. Non c'è niente di peggio se si viaggia in compagnia che farsi trascinare dagli altri in attrazioni che non ci piacciono. Mi è successo e vi dico che è assolutamente da evitare. Diciamo che ci possono sì essere dei compromessi, però insomma,
cercate di giostrarvela un pochino voi, insomma, anche perché se andate in giro con i vostri amici si presume che i vostri amici vi conoscano, quindi riuscirete a trovare il giusto compromesso nella vostra compagnia. Numero 6, occhio alle trappole per turisti. Diciamo che in quest'epoca in cui internet la fa da padrone è difficile incappare in queste trappole per turisti. Quindi anche perché ci sono molti siti, e anche sui social network stessi ci sono molti consigli su dove andare a mangiare, dove andare a dormire. Ricordate appunto che in generale i posti vicino alle attrazioni turistiche tendono ad essere poco caratteristici, molto costosi e anche magari con un servizio un pochino più scadente. Quindi è sempre meglio allontanarsi un pochino, magari affidarsi alle recensioni che troviamo sui blog di viaggi o comunque anche magari, perché no, su qualche video, non ci sono solo io che faccio video di viaggi, quindi potete sbizzarrirvi, guardarvi i video che trovate in rete o comunque notizie sui blog per appunto scovare qualche posto caratteristico della zona che volete andare a visitare. Numero 7, basare la scelta dell'hotel in base alle foto che ci sono sul sito. Questa è la cosa assolutamente più sbagliata da fare perché diciamo che i ristoratori e anche gli albergatori hanno scoperto che esiste Photoshop, quindi in generale le camere degli hotel, degli alberghi sembrano molto molto migliori sul sito rispetto a quelle che ci sono in realtà. Diciamo che si rifà un pochino anche al punto precedente in cui bisogna fare un pochino di attenzione. In particolare possiamo andare sui siti tipo TripAdvisor in cui possiamo trovare anche delle foto amatoriali ma comunque sia reali e quindi farci un'idea migliore rispetto a quello a cui possiamo andare incontro. Numero 8, non dedicare abbastanza tempo alla scelta della casa in cui andremo ad abitare durante la nostra vacanza. Questo è un consiglio in particolare per chi si affida ai siti tipo Airbnb o il couchsurfing, eccetera. Diciamo che è molto apprezzato l'attenzione ai dettagli che vengono messi sul profilo di un padrone di casa. Diciamo che dobbiamo sempre cercare di leggere quello che c'è scritto ed evitare di magari fare domande a cui c'è già una risposta sul profilo e magari fare delle affermazioni che dimostrano che noi abbiamo letto questo profilo. Quindi se troviamo una casa in cui il padrone dice che ci sono due gatti, io posso dire: ehi, guarda, mi piacciono tanto i gatti, anch'io ho due gatti a casa, mi piacerebbe venire a passare 2 settimane a casa tua. Numero 9, valutate bene la scelta dell'aeroporto in cui atterrate, esattamente come per la posizione nella scelta dell'albergo. Il consiglio è quello di valutare bene quali sono le varie offerte, perché potrebbe sembrare una mossa intelligente quella di atterrare in un aeroporto meno conosciuto, un pochino più periferico, per poter risparmiare sul volo, però non sempre ci sono dei vantaggi. Dovete valutare in particolare com'è connesso la città e quanto andrete a spendere. In particolare, molti degli aeroporti periferici non sono ben connessi alla città e quindi rischiereste di dover pagare un taxi che decisamente non ha dei costi molto bassi. Quindi quello che avete risparmiato sul volo lo andrete a spendere e magari anche a spendere di più per spostarvi fino all'albergo che avete scelto. Detto questo, io ho finito con i 9 errori che possono rovinarvi una vacanza. Spero che abbiate trovato questo video molto utile e spero che avrete magari qualche altro consiglio da darmi qui sotto. Magari potete raccontarmi se avete avuto qualche brutta esperienza legata alle cose che ho detto, ai punti che ho toccato io nel mio video. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete lasciare un bel like e potete anche condividerlo con i vostri amici in modo tale da istruirli a dovere sugli errori da non fare durante i loro viaggi. In descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi nelle mie avventure in giro. E noi ci vediamo al prossimo video e vi dico have a nice life!